Soffermiamoci un momento sulla crisi economica, quella recente. E ci sono state ripetute crisi finanziarie negli Stati Uniti, a cominciare dagli anni Ottanta. Non vi erano state crisi dal dopoguerra fino ad allora, anche perché era in vigore la regolamentazione del New Deal, che limitava le manipolazioni finanziarie. Una delle ragioni per cui cominciò allora la crisi è che negli anni 70 si verificò un grande cambiamento nell'economia degli Stati Uniti e non solo. Fu di fatto smantellato il sistema di Bretton Woods, che era stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale da Stati Uniti e Inghilterra. Quel sistema era basato su diversi tipi di controllo, sui capitali, sui loro movimenti e sulla speculazione. Così il valore delle valute poteva fluttuare all'interno di un intervallo ristretto, legato all'andamento del dollaro o in buona sostanza dell'oro. In pratica non poteva esistere alcun costo legato alla speculazione o alla manipolazione delle valute. Inoltre, in quel periodo, le banche facevano quello che tradizionalmente si suppone debbano fare in un'economia capitalista occidentale. Le banche raccolgono in deposito il denaro delle persone e, in teoria, lo impiegano dandolo in prestito per qualche fine presumibilmente costruttivo, come acquistare una casa o far partire un'impresa, qualunque essa sia. Ci si aspettava che i prestiti fossero rimborsati e il sistema era abbastanza strutturato. Negli anni 70 cambiò tutto. Le valute fluttuavano liberamente e il capitale finanziario disponibile nell'economia globale aumentò moltissimo. Un elevatissimo numero di banche in tutte le parti del mondo cominciò a portare a termine vari tipi di transazioni molto rischiose, utilizzando complessi strumenti finanziari. Questo fenomeno si sommò a un altro elemento fondamentale dell'economia internazionale, ossia un'accelerazione rilevante della dislocazione della produzione all'estero. Ovviamente i presupposti esistevano in precedenza, ma negli anni 70 questo processo divenne evidente. Questi sviluppi diedero il via a molti processi e, rimanendo negli Stati Uniti, provocarono un forte aumento della concentrazione di capitale, in gran parte nelle istituzioni finanziarie. Una concentrazione di ricchezza porta quasi automaticamente alla concentrazione di potere politico, che porta a una legislazione che accelera il circolo vizioso che si sta sviluppando. Cambiamenti nella politica fiscale, tasse molto più basse sui ricchi e sulle società, cambiamenti nelle regole sul governo societario, che in concreto permisero ai dirigenti finanziari di fissare i propri salari. Questi e altri simili sviluppi portarono a crescenti diseguaglianze, a una stagnazione relativa per la maggioranza della popolazione, assieme a ovviamente una crescita rapida, ma sempre di più nelle istituzioni finanziarie e non nella produttività.
La produzione avveniva sempre di più all'estero, con l'uso di manodopera a basso costo e molto sfruttata, approfittando della mancanza di regolamentazioni locali. È il processo chiamato globalizzazione, una particolare forma di integrazione internazionale diretta dalle multinazionali e da molti stati che curano i propri interessi e formalizzata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e in altri accordi detti accordi di libero scambio. Ma è un nome sbagliato. In realtà si tratta di accordi sui diritti degli investitori. Sono stati introdotti elementi molto protezionisti, come tutele per i brevetti e altre forme di proprietà intellettuale. Molto di quanto è avvenuto non ha essenzialmente nulla a che vedere con il commercio. Si tratta unicamente dei diritti degli investitori. Per esempio, il NAFTA, l'accordo nordamericano per il libero scambio, garantisce alle società statunitensi di essere trattate in Messico come società nazionali. Vengono anche stabilite regole per risolvere i conflitti fra multinazionali e stati. Per esempio, in questo momento, una grande multinazionale è impegnata in una causa presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio per impedire a El Salvador di imporre restrizioni sull'attività mineraria, che è molto distruttiva, perché così facendo si ridurrebbero i suoi profitti. E grazie ai cosiddetti accordi di libero scambio, alle multinazionali è consentito pretendere che siano tenuti in considerazione i loro potenziali profitti nel caso in cui un paese voglia introdurre vincoli ambientali, legislazioni sul lavoro o altro. Questi non sono in effetti accordi di libero scambio anche da molti altri punti di vista. Non si possono nemmeno chiamare accordi, sempre che i cittadini di un paese siano considerati parti di quel paese. Nel caso del NAFTA, per esempio, i tre paesi coinvolti si opposero duramente alla sua conclusione. Lo stesso vale per altri accordi. Bene, questi sviluppi fecero sì che allo stesso tempo i legislatori riducessero a vario titolo le regolamentazioni fino agli anni recenti. Mentre la regolamentazione si riduceva, perché era smantellata o semplicemente non era fatta rispettare, si generavano ovviamente crisi a ripetizione. La parola globalizzazione viene usata a partire dagli anni 90 per indicare quell'insieme di fenomeni che ha portato verso l'integrazione economica, sociale e culturale di diverse aree del mondo. I grandi e rapidi progressi tecnologici degli ultimi decenni hanno ridotto o eliminato molti ostacoli agli scambi e alle comunicazioni, contribuendo alla crescita del commercio internazionale e degli investimenti verso l'estero. Le imprese progressivamente hanno delocalizzato la produzione, impiantando le fabbriche in paesi in cui la tassazione, le leggi sul lavoro, la disponibilità di materie prime permettono di ridurre i costi e aumentare la competizione sui mercati. Per quanto riguarda il commercio, globalizzazione dei mercati significa un sensibile aumento della libera circolazione delle merci e dei capitali. Inizialmente dalle economie occidentali verso i paesi ex socialisti o in via di sviluppo che in passato impedivano questi scambi, ma in seguito anche dalle nuove economie, come quella cinese e indiana, che hanno iniziato a riversare sulle piazze europee e americane quantitativi sempre maggiori di beni, soprattutto nel settore tessile e delle tecnologie. Negli stessi decenni, la velocità delle comunicazioni ha favorito un'enorme espansione della finanza internazionale, la cosiddetta globalizzazione finanziaria. Ogni giorno oltre 1.000 miliardi di dollari cambiano mano nelle borse mondiali, senza interagire con il mondo del lavoro, con il risultato che il denaro produce altro denaro, senza la mediazione di merci o servizi.
Gli effetti di questa trasformazione planetaria dell'economia sono però diversi nelle diverse aree del mondo. Il 20% della popolazione mondiale, quasi interamente concentrata in Occidente, possiede l'80% delle ricchezze del pianeta e gode dei frutti migliori delle nuove possibilità di movimento e di comunicazione. Per tutti gli altri restano ancora pesanti condizioni di arretratezza e povertà, rese più difficili da sopportare dal confronto con i modelli di consumo che i mercati globali mettono in circolazione.